Ragazzi, io sto impazzendo. All'improvviso, dal nulla, è uscito il trailer di un nuovo gioco di Dragon Ball e sembra essere per PlayStation 5, per Xbox, non lo so. Lo scoprirò adesso con voi. Il gioco si chiama Dragon Ball The Breakers e 3, 2, 1, via! Vi voglio, lasciate un botto di like adesso. Vi voglio carichi al massimo. Iscrivetevi al mio canale perché non appena il gioco uscirà ci faremo i video, faremo la storia, non so cos'è. Lo sto vedendo adesso per la prima volta con voi. Il trailer è uscito adesso. Vedo abiti a terra, che è roba di Cell. È Cell, palesemente. Gente che scappa. Wayu, c'ho i brividi. Io... un gioco di Dragon Ball nuovo, finalmente. È Cell, l'avevo detto. Ragazzi, iscrivetevi ora. Vi aggiornerò su tutte le novità di questo gioco, mi raccomando. E ci siamo, eccolo. Gasato al massimo. Ma poi è in CGI. Mamma mia. Spero non ci sia il copyright di sottofondo. È tempo di opporsi. Ma a cosa? Yolong! Il gioco definitivo per la sopravvivenza. Ma che roba è? Ma io, ragazzi, un razziatore? No, ragazzi, io non sto capendo. Ma che roba è? Ma non è il gioco della storia. Sette superstiti. Ragazzi, ma è un battle royale. Gioco d'azione asimmetrico Dragon Ball. Ma che significa? Questi sono gli scenari pure di Xenoverse 2. Quello lì della navicella. No, ragazzi, ma che roba è? Ma son impazziti. Ragazzi, ma praticamente è un gioco da cui cioè, in cui bisogna fuggire da Cell pure con la capsula. Ma che roba è? E io che pensavo fosse il gioco solito di Dragon Ball, quella che si aggrappa alla navicella per scappare. Ma quindi non... si è trasformato. Ma quindi c'è o non c'è la storia? O è solo una sorta di Battle Royale? Che poi non è un Battle Royale. Bisogna scappare, si parlava di sopravvivenza. Ragazzi, ma... e questa è Bulma però della prima serie, occhio. Poi c'erano pure dei personaggi che mi sembravano personalizzati. Questo, la grafica non è male di questa, eh. Quindi questa è molto figa. È un po' retro, eh. Attenzione, scappa dal caos. Mamma mia, Wayu. Ma lo sto impazzendo, però sono... non so che dire, è troppo strano. Sto parlando perché ho paura del copyright. Vai Yolong, ma come Yolong contro Cell? Dragon Ball The Breakers 2022 PS4 Xbox X e Serie SS Xbox One. Vabbè, ma scusa, non esce per PC? Per PC ci sta? Per PS5 no? Sì, pure per PS5, si sono dimenticati di metterlo. Ed esce nel 2022. Alla fine, programma beta in arrivo. Quindi ragazzi, ci sarà la beta. Ma quindi ragazzi, attenzione, non è il solito gioco di Dragon Ball. Si tratta di un gioco in cui bisogna scappare dai propri nemici e sembra essere un gioco di sopravvivenza in cui un personaggio farà il cattivo probabilmente e poi tutti gli altri dovranno scappare. Ragazzi, io sono senza parole perché è un gioco di cui non mi sarei mai aspettato l'arrivo, ma soprattutto io mi aspettavo uno Xenoverse 3 all'improvviso, dal nulla, Dragon Ball, The Breakers, così, mai sentito nominare, e arriva così, con un fulmine a ciel sereno, una roba simile. Ci sono alcune scene, quelle lì in computer grafica, che sono veramente molto molto belle. Io credo che questo trailer abbia svelato tipo l'1% di quello che sarà il gioco. Forse è un gioco che non avrà una modalità storia, potrebbe essere un gioco improntato unicamente sul multiplayer per fare appunto delle, non so, delle partite con i nostri amici in cui uno sarà il malvagio, in questo caso potrà ad esempio interpretare Cell, mentre tutti gli altri personaggi vari, personaggi anche forse personalizzati, perché vedevo qualche personaggio che assomigliava alla lontana al mio Joseph di Xenoverse 2, quindi forse potremmo creare un nostro personaggio e poi tutti questi personaggi dovranno scappare da quello che sarà il nemico principale. Tant'è vero che quello credo che sarà potentissimo, colui che interpreterà probabilmente il nemico, oppure sarà un bot, sarà un EA, quindi un'intelligenza artificiale, però mi sembra uno di quei giochi di sopravvivenza in cui un pochettino tutti devono scappare. Ragazzi, ma così dal nulla, non hanno anticipato niente.
Io sono gasatissimo perché nonostante non sia Xenoverse 3, che era il gioco che volevo per il 2022, mannaggia, comunque è una cosa totalmente nuova, multiplayer, magari che avrà aggiornamenti continui e sarà possibile divertirsi con gli amici, sarà possibile divertirsi online. Poi uscirà anche per PlayStation 5, nonostante alla fine lì il logo non c'era, secondo me se lo sono dimenticati, perché poi sotto si parlava di logo PlayStation 5, il logo PS4, tutta quella roba là. Quindi uscirà per tutte le piattaforme, comprese le piattaforme nuove. Fino ad ora non era stato svelato nulla e vediamo addirittura anche delle cose molto speciali. Adesso in questo preciso istante sto rivedendo pure il trailer. È possibile anche utilizzare dei mezzi di trasporto, quindi è possibile fuggire. È possibile utilizzare, sembra in alcuni momenti, anche una sorta di protezione, una sorta di armatura di energia che ti protegge. Poi puoi pure nasconderti, sperare che il nemico non ti trovi, e puoi anche addirittura trasformarti tramite, come fa anche Olong, in degli oggetti, sia in animati, ma forse anche animati, non saprei. E ci sono diverse sezioni, c'è quella ad esempio nelle città e molti scenari assomigliano addirittura a quelli di Xenoverse 2. È possibile teletrasportarsi tramite pure quella che è la navicella, cioè non la navicella, la macchina del tempo di Trunks. Ma la cosa più curiosa è che questo cattivo, ovvero Cell, assorbendo i nemici un po' alla volta si potenzia, quindi assorbendone uno forse la sfida diventa ancora più complicata per i sopravvissuti e di conseguenza devono stare, non so, più attenti. Ragazzi, io sono senza parole, anche perché non mi sono ancora fatto un'idea, io ancora non sto capendo che cos'è questo gioco. Appena ho visto il trailer, eccomi qua per la reazione. Ora, adesso ci ragiono un attimino, capisco meglio di che si tratta, andrò a leggere, non so, comunicati stampa, varie robe che, ragazzi, non ho avuto nemmeno il tempo di verificare, di constatare, e non appena capirò meglio di cosa si tratta, nei prossimi giorni ci saranno probabilmente ulteriori video dettagliati per andare a comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Io sono confusissimo. Credo che in ogni caso addirittura il gioco è stato annunciato pure per Nintendo Switch, quindi potenzialmente potrebbe non essere un titolo particolarmente pesante, però alla fine anche Kakarot è arrivato su Switch di recente, quindi Switch sta recuperando terreno un po' alla volta. Io ragazzi vi dico, il comparto grafico, quello lì, delle scene in 3D, mi piace, anche se a primo acchito poi me lo devo studiare meglio, mi piace abbastanza. Da un lato sono molto contento, contentissimo perché finalmente un nuovo gioco di Dragon Ball, dall'altro potrebbe essere sia una cosa buona che cattiva il fatto che sia qualcosa di totalmente nuovo. Spero non sia un Battle Royale vero e proprio, che non si tramuterà in quello, ma che diventi magari una cosa per scappare. Potrebbe essere magari una cosa molto figa e divertente da giocare pure con gli amici. Sarà da capire il gioco che tipo di supporto avrà, quali saranno tutti i nemici, perché qua ora ne abbiamo visto uno, ovvero Cell, e si chiama Razziatore, almeno in italiano è stato tradotto così, mentre tutti gli altri sono 7, mi pare, sono i sopravvissuti, e poi sarà da vedere anche in che modo sarà possibile personalizzare questi sopravvissuti. Alcuni mi sembrano palesemente Bulma, però credo che quelli siano solo dei personaggi che assomigliano a Bulma. Però è da capire se poi si può solo scappare e quindi bisogna fuggire, lasciare quella zona e salvarsi, oppure se in qualche modo si può affrontare l'avversario. In alcuni momenti noi vediamo addirittura Cell fare addirittura delle supreme, c'è sia la Kamehameha, fa anche il Makenko Sappo di piccolo. Io sto rivedendo nel frattempo tutto quello che è successo e ragazzi sono veramente senza parole, potrebbe essere fighissimo. Tra gli altri nemici affrontabili io ci metterei ad esempio un Super Buu che può assorbire i nemici e quindi potenziarsi sempre di più e potrebbe prendere il posto di Cell. Tra gli altri, ragazzi, ce ne potrebbero essere tanti, magari, che ne so, ambientato in Dragon Ball Super un Black Goku, come quando viene nel passato per andare ad acchiappare a Trunks, Goku e Vegeta. Cioè ragazzi, è un gioco veramente molto molto, sembra essere molto diverso rispetto ai soliti giochi di Dragon Ball che tutti abbiamo già visto e che già conosciamo, quindi facciamoci un'idea, cerchiamo di capire di cosa si tratta, lo capirò meglio. Se voi avete altri dettagli scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi vado ad informare e ve lo dico già, non appena il gioco uscirà ci farò video qua sul mio canale YouTube, ovviamente, probabilmente anche in compagnia di YouTube Blazzi e altri YouTuber. Quindi mi raccomando, iscrivetevi ora, attivate la campanella delle notifiche e non ve ne pentirete perché ci sarà da divertirsi. Finalmente nuove belle novità in arrivo e poi ci sarà pure una beta, quindi potremo giocarlo anche un po' in anticipo. Io non vedo l'ora. Ragazzi, iscrivetevi ora, lasciate un like, alla prossima, ciao!